I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. E buongiorno ragazzi, eccoci qua. Mi sono appena svegliato, oggi è molto presto, quindi sto facendo un po' piano per non disturbare la gente che sta dormendo. E oggi partiremo verso le 6 perché ci aspetta una tappa molto lunga. Oggi vorrei arrivare, fare tutta la Costa Azzurra per arrivare, cioè tutta, quasi tutta la Costa Azzurra, arrivare nei pressi di Saint-Tropez e poi vedere lì un po' dove pernottare, perché lì ti pelano davvero, è una zona che ti pelano. Molto costosa, una zona molto costosa, quindi vedremo un po' come fare per dormire. Al massimo andremo in campeggio, che ho visto anche che i campeggi costano molto, quindi vediamo un po'. A dopo! Guardate che spettacolo! Siamo all'alba, infatti sono partito molto presto, come vi ho detto, visto che mi aspetta comunque 500 km e oltre di strada. Fra un po' oggi arriveremo sul mare, sul Mediterraneo. L'obiettivo è quello di fare, di costeggiare tutta la Costa Azzurra oggi, cioè tutta fino a un certo punto, perché dovrei arrivare nei pressi di Saint-Tropez. Oggi dovrebbe essere una tappa, l'ultima tappa lunga del viaggio. Oltre le prime due questa, poi ne farò una un po' più corta, visto che sabato e domenica danno brutto tempo. Penso che mi fermerò tipo in Liguria e farò lì un paio di giorni. Comunque questa è una zona, diciamo, pirenaica, però comunque allo stesso tempo marittima. Appena troverò un distributore mi fermo per approfittare anche del prezzo spagnolo, visto che comunque già arrivare in Francia costa un po' di più, la benzina c'è un po' di più. Pratica in Francia ho visto che costa come l'Italia, quindi non cambia niente. Ma in Spagna costa molto meno, siamo sull'1,2 per la benzina. Guardate qua ragazzi, si incomincia a intravedere il mare, eh? Ma che spettacolo! L'alba sul mare, ma chi ve la fa vedere l'alba sul mare? E che strada, c'è! Ecco, fra 500 metri c'è il distributor. Al distributore, al benzerol, e becutta la gazzolina, dalle gazzolina. Ragazzi, che spettacolo!
spettacolo, Francia, c'è in giro manco un cazzo di nessuno. Di questa è l'ex dogana, in pratica non c'è nessuno, ma che bello. Dalla Spagna alla Francia senza controlli. Francia 50, 80 fuori e 130 in autostrada. Bestiazza. Che bello! Spettacolo! Sa che ragazzi, per un po' devo staccare la telecamera perché guardate, mi sa che va a piovere. Ah, è per quello che c'è traffico! E bisogna passare sul ponte basculante. E qua ci troviamo a Seté. Qua siamo ragazzi a Seté. Ho rimontato un attimo la GoPro. So, penso che farò gli ultimi 150 km un po' la cavolo, cioè così a... Comunque a vedere le strade un po' carine, sempre sulla Costa Azzurra. Dopo deciderò un po' dove fermarmi a dormire. Qua si va o no? Non sapevo che qua si doveva passare su sto ponte, se no non facevo sta strada. Ah, che visto come si fa a saltare il traffico. Ok, ponte basculante, cioè basculante, quello che sale e scende, ecco. Non so se l'avete visto. Oh, che traffic. Città portuale situata sulla Costa Azzurra, Seté, città o comunque paese. Si va verso il sole perlomeno, dai ragazzi, verso il sole e l'azzurro. Oggi sono un po' in ritardo per quanto riguarda il cammino, perché vabbè, a parte tutto lo traffico, così non è che sto andando troppo forte, visto che non sto facendo autostrada né niente. Penso che l'ultimo tratto, quello che mi porterà verso l'albergo, se riuscirò a trovare ancora questo albergo che costava mica tanto,
lo farò appunto in autostrada, perché se no, cioè, non ci arriviamo più ora. Però almeno, dai, almeno si gusta un po' il panorama. Tanta strada, tanta fatica, però almeno ogni tanto si vede qualcosa di bello. Che bella la laguna qua, bella. Ok ragazzi, siamo, diciamo, un po' nell'entroterra della Costa Azzurra, ma mi dicono il cammino del vino, tra un po' dovrò prendere. Ho deciso che adesso, vabbè, appena riesco, mi fermerò a mangiare qualcosina. C'è il cammino del vino, magari faranno anche da mangiare, e poi prenderò l'autostrada per arrivare in albergo, perché sennò, ragazzi, non ci arrivo più. Sono qua, fanno da mangiare, sì, figa, se non fanno da mangiare qua. È un fruttarolo. Non so neanche quanti chilometri ho fatto in totale oggi. Penso che ne farò più di 500 sicuramente. In pratica arriverò all'albergo e, diciamo, zona Saint-Tropez, Cannizza, però è un po' più sull'entroterra. Visto che se andavo a prenotare quelle zone di Cannizza, i prezzi partivano dai 200 euro per una notte, il che non mi sembrava alquanto indicato. Comunque qua il cammino del vino, abbastanza bello, solo che mi serve un ristorante, che c'ho fame, mi scappa da pisciare anche. Comunque dai ragazzi, mi sa che se non c'è qualcosa di interessante da vedere, visto che è il cammino, vabbè, il cammino del vino, sarà tutte strade tipo così, per dire, diciamo che ci vediamo direttamente in albergo. A dopo! E eccoci qua ragazzi, purtroppo non sono riuscito a registrare mentre ero in albergo, però comunque, vabbè, vi farò vedere l'esterno dell'albergo nel prossimo video, che sarà anche l'ultimo video del viaggio che ho fatto. E niente, dopodiché arriveranno vari aggiornamenti, varie considerazioni anche magari sul viaggio. E niente, vi ringrazio di aver guardato il video e ciao ciao. I'm a flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I really